Ci troviamo oggi ad Alghero in provincia di Sassari per il primo slalom città di Alghero. Siamo in compagnia di Fabrizio Marrone, organizzatore di questa manifestazione. Fabrizio, due parole sulla manifestazione odierna. È stato un bel evento, abbiamo cercato di fare un percorso scorrevole in modo che i piloti rimangano contenti. E niente, abbiamo avuto una grande risposta da parte dei piloti, abbiamo avuto una cinquantina di piloti, quindi per noi va bene, è stata una scommessa tra amici, quindi alla fine. Fabrizio, i piloti provenivano da tutta la Sardegna oggi, giusto? Tutta la Sardegna. Le classi in gara? Le classi in gara erano quattro. C'erano i prototipi, 1006, 1008 e 1003. Il tipo di percorso di gara, come si snodava? Si snodava, abbiamo avuto tre postazioni di birilli più altre quattro postazioni di balloni. Postazioni di birilli, dobbiamo specificare che quando venivano presi, quante penalità? Ci sono 2 secondi di penalità a birillo. Se prendi un birillo, ci sono, oltre il tuo tempo, ci sono 2 secondi di penalità in più. Vuoi ricordare quanti metri misura il percorso oggi? 1300 metri. Un percorso molto lungo comunque, vero? Per essere un autogincana è molto lungo, è un percorso da 1300 metri ripetuto 2 volte. Avevamo intenzione di farlo 3 giri, però alla fine si prolungava troppo la serata, quindi alla fine abbiamo dovuto accorciare. Però i piloti, quelli che ho sentito, sono rimasti contenti, quindi alla fine è quello che vogliamo noi, vogliamo i piloti contenti. Fabrizio, come organizzatori oggi, hai sentito i pareri dei partecipanti, cosa ne pensano di questa manifestazione? Pensano che sia stata una bella manifestazione, la gente si è divertita perché almeno potevi anche sfruttare la macchina, era un percorso velocissimo, quindi c'era da divertirsi. La prima volta che queste vetture da slalom vengono qui nella città di Alghero, il comune come ha accolto questa richiesta di questa gara? Il comune, non abbiamo fatto una richiesta al comune perché chi gestisce la zona industriale è un consorzio, quindi non abbiamo accolto il comune. Credo che il comune si dovrebbe accogliere certe manifestazioni, dovrebbe puntare un po' su tutto, non solo su questo ma in generale, perché Alghero ha tanto da sfruttare, specialmente d'estate, ha un potenziale che nessun'altra città in Sardegna ce l'ha. Voglio ricordare a tutti gli amici che ci guardano che in questa manifestazione oggi abbiamo avuto una marea di pubblico, veramente tantissimo, attorno al percorso. Abbiamo avuto una marea di pubblico e purtroppo per questione di tempo non abbiamo avuto fare pubblicità, però diciamo un bel po' di gente è venuta lo stesso. Qui ad Alghero con Francesco Marrone, ha partecipato con una bella macchina oggi. Che tipo di macchina hai, Francesco? È un'Osella, mitica Osella, che si usava negli anni 80 per le cronoscalate, usata da Uccio Maglione, da Mauro Nesti, dai vari piloti di fama che conosciamo tuttora. È una macchina a cui ci tengo tantissimo e ringrazio Dio che ce l'ho. Francesco, questo tipo di macchina oggi come andava su questo tipo di percorso? Ho visto che è un percorso da 1300 metri, quindi molto lungo. Sì, si difende bene, è una macchina che va bene, è che magari il tipo di suolo, l'asfalto è un po' briciolino, quindi per la potenza della macchina non ha molto grip, quindi diciamo, se non stai attento può fare qualche piccola sorpresina, però diciamo che è andata bene, dai. Considerando questa gara slalom qui ad Alghero e con le altre che si fanno in Sardegna,
Gli altri percorsi sono più lunghi o più corti di questo di oggi? Sono più lunghi perché comunque hanno anche una certa pendenza, sono fatti di curve, di tornanti, è una tipologia diversa di guida, però sono, anche questa è una gara divertente. Poi, nonostante sia stata una cosa un po' improvvisata, ha richiamato parecchia gente di varie categorie, quindi è stata una bella festa, se vogliamo. La prossima manifestazione slalom dove sarà? Dovrebbe ad Usilo la prossima settimana, speriamo di fare bene. Questa diciamo che è stata una prova di un test per la gara, dai, per la macchina. Non diciamo il risultato, aspettiamo le classifiche finali e le premiazioni poi. Certo. In bocca al lupo Francesco. Crepi, crepi. Siamo con Cadao Marco, il vincitore della classe 1002. Marco, come hai trovato il percorso? Il percorso era molto guidato, era veramente bello. Infatti ringrazio anche l'organizzazione, Paolo, Fabrizio, tutto lo staff che ha permesso questa riuscita della manifestazione molto veramente interessante, e siamo divertiti tantissimo. E noi siamo un gruppo NTC di Cossoine. Vi invitiamo tutti per la gincana che si terrà il 22 agosto a Cossoine. Marco, vuoi ricordare anche che tipo di macchine usate in gara oggi? Principalmente usiamo Fiat Uno, perché si prestano a montare vari motori e si può fare veramente di tutto all'interno dell'abitacolo, perché è molto, cioè molto, molto capiente come vanno motore.